Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfred per Altrimenti in FIFA Italia e oggi sono qui a portarvi un nuovo episodio del Choose Your Player. Oggi siamo qui ad analizzare Joseph Martinez versione IF insieme a quello scelto da voi, ovvero Zagwev Toz, giocatore russo del CSKA Mosca. Iniziamo subito con il costruire questa squadra che, come voi vedrete, mi è piaciuto tanto, soprattutto per quelli che poi sono i due giocatori che appunto sono al centro del video. Partiamo in porta da Nito, il nostro collaudatissimo portiere, lo usiamo in tutte le squadre, qui non è il contratto ma lasciamo stare, e nulla da dire su di lui, è un portiere fantastico. Per quanto riguarda il terzino destro invece abbiamo Smolnikov dello Zenit, russo anche lui, e che si lega con il difensore centrale IF che è Berezuski che non sembra niente di che, però come vedrete poi è davvero un ottimo difensore sinistro. Abbiamo João Miranda, spero si chiami João in realtà, sì, dell'Inter versione 84, ma potete ovviamente usare chi volete, mentre a terzino sinistro ne va bene uno qualsiasi brasiliano e ho scelto Felipe Luiz perché per me è uno dei più equilibrati che ci siano. Per quanto riguarda il centrocampo abbiamo un mediano convertito a CC, ovvero Felipe Melo, e a sinistra come centrocampista centrale sinistro un argento, ovvero Sandro del West Bromwich. Sì, però ho sostituito Felipe Melo, ho sbagliato e andiamo a rimettere il nostro Melo. Come attaccante COC per chiudere la squadra partiamo dall'attaccante, ovviamente forse avete già capito di chi si parla, l'unico venezuelano decente in questo gioco, ovvero Salomon Rondon, e come COC l'unica forse nota un po' più debole della squadra abbiamo non un COC ma un CC in cui ho dimenticato di cambiare ruolo, ovvero Daniele Baselli del Torino. La scelta era un po' obbligata, a meno che io non avessi voluto mettere Quagliarella o simili per metterlo in questa squadra, c'erano altri modi di ibridare quei due, però diciamo che così mi sembrava un'ottima squadra, come infatti è. Vediamo quindi subito negli highlights come si comportano. A tra un attimo. Ed eccoci qui ragazzi, tornati con gli highlights. Partiamo subito dall'analisi dei due giocatori, diciamo al centro del video, ovvero Martinez IF e Zagwev Toz. Per quanto riguarda l'attaccante del Torino, mi ha stupito tantissimo. Quel 90 di velocità e quell'85 di dribbling, teoricamente dovrebbero essere le uniche buone statistiche, e un giocatore così con 3 stelle skill in realtà dovrebbe essere più che altro un pezzo di legno che corre. Non è così, in game risulta davvero davvero forte, mi ha, come ho detto, stupito tantissimo, e il valore che mi è piaciuto di più, che poi è quello che più si dimostra in game, è il 90 di posizionamento. Appena il trequartista o le mezzali prendono palla, lui scatta, rimane sul filo del fuorigioco ed è sempre pronto a fare gol. Davvero assurdo. Per quanto riguarda invece Zagwev, un giocatore che per il mio stile di gioco è ottimo come mezzala destra o sinistra, però ve lo potrei consigliare addirittura trequartista perché ha un'ottima velocità, anche se non sembra, un ottimo dribbling, un ottimo tiro e anche un buon passaggio, e però l'ho preferito lì perché fa anche dei begli inserimenti, a volte pecca un pochino in finalizzazione da troppo vicino, però insomma è comunque una mezzala, nasce addirittura CDC nei pack, quindi gli è concesso, e ha anche un ottimo tiro su punizione, come puoi vedere dalle clip mi ha segnato un fantastico gol. Per quanto riguarda invece il resto della squadra, oltre al collaudato Neto, di cui non parlo nemmeno perché è un portiere fortissimo, abbiamo sui i due terzini, come ho detto, Felipe Luiz e Smolnikov, che personalmente non ho usato molto perché avevamo un centrocampo veloce, attaccanti idem, e quindi non mi serviva tanto la spinta dei terzini da dietro, però comunque in fase difensiva e offensiva non si fanno mancare nulla. Per quanto riguarda invece i due centrali, abbiamo Miranda, che è una sicurezza, mentre Berezuski mi ha abbastanza sorpreso perché ha solamente un 41 di velocità, e però quello che poi si dimostra in game non è assolutamente così, sembra almeno un 60-65, e quelle statistiche di difesa, 83 per la difesa appunto e 84 per il fisico, sono veritiere e sono ottime, perché anche con i giocatori più veloci di lui sulla carta bastava stare fermo, fare un contrasto e la palla veniva conquistata. Per quanto riguarda invece gli altri due componenti del centrocampo come centrali, abbiamo Sandro, di cui non è che sono deluso, però diciamo mi aspettavo forse un qualcosina in più. Certo, un argento,
non ci si può aspettare poi tanto, però ecco, il suo lo fa, si limita giusto al compitino, ma niente di più. Felipe Melo invece, nonostante lì debba stare un po' più dietro a fare quasi il mediano, aveva la licenza di attaccare, o meglio se l'è presa, e non ha sfigurato neanche in attacco. L'unica nota dolente della squadra è Baselli, Baselli che fa tutto bene, per carità, dribbla, corre, passa bene, più di quanto mi aspettassi, però purtroppo sul tiro non ci siamo proprio. Il valore del tiro è di 64 e si vede tutto. Però diciamo che secondo me, se proprio dovete usarlo, meglio da COC che da mezzala. Al massimo, se volete fare questa squadra, lo cambiate inizio partita. Per quanto riguarda Rondon, per chiudere, ottimo attaccante, veloce, tiri ottimi, dribbling pure. Ha 4 stelle skill, 4 stelle piede debole, un ottimo giocatore chip, mi ha sorpreso anche lui, e così in generale come tutta la squadra, infatti ve la consiglio, magari appunto cambiando Baselli a inizio partita, e niente, spero che il video vi sia piaciuto, qui era Alfred, alla prossima, ciao a tutti!